rispettiamo la montagna, rispettiamo l'ambiente, cerchiamo di amare soprattutto la natura e tutto quello che la natura può offrirci. Invito le istituzioni a stare molto attenti, ecco, a vigilare. Io vedo che questa montagna, il Partenio, in questi ultimi anni è abbandonata a se stessa. Le istituzioni parlano ma non agiscono. Bentrovati a Ride, i riflettori sono accesi in diretta. Il Monte Partenio, come nel trailer di un film, nella copertina firmata da Aurelio Basileo, il finale è ancora tutto da scrivere. Il genere è a metà tra la cronaca e il documentario, con tinte di giallo. Gli incendi che devastano l'ambiente, chi sono gli autori? La montagna meravigliosa che intanto frana, cade a pezzi e mette a rischio anche la viabilità nel mese mariano, quando migliaia di pellegrini, anche dopo la pandemia, hanno ripreso a risalire il Sacro Monte. La tutela e la promozione di Montevergine saranno le colonne portanti di questa puntata, come sempre in un dialogo a più voci. Alla ricerca della libertà è il sottotitolo del ciclo di puntate di quest'anno, la libertà di poter godere di un patrimonio di fede e natura. Tanti argomenti al centro di questa puntata, tanti ospiti per parlare di argomenti di natura diversa che tuttavia si intrecciano nella tutela della montagna. Alcuni sono collegati con noi telematicamente ed è il caso del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, l'ingegner Mario Bellizzi, che ringrazio. Intanto ben trovato comandante, grazie della partecipazione. Buongiorno, grazie a lei e saluto tutti i telespettatori. E apriamo il collegamento con la piazza, diamo voce all'esterno, ad associazioni, ad istituzioni, lo facciamo con Anna Guerriero, compagna di viaggio. Anna, ben trovata, dove sei e con chi sei? Enzo, buonasera a te, ai nostri ospiti in studio, ai nostri telespettatori ovviamente. Io sono presso la sede della Proloco di Mercogliano, come ci sono il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio, il presidente del Parco del Partenio Franco Iovino, e ci raggiungerà tra poco il presidente della Proloco Stefania Porraro, mentre è già con noi Alessandra Fusco, responsabile museo abbaziale. Proprio come dicevi tu, questa puntata interamente dedicata a Montevergine, purtroppo per sottolineare soprattutto le cose che non vanno e che, come vedremo nel corso di questa trasmissione, purtroppo non sono poche. Grazie Anna, bentrovati anche agli ospiti in collegamento da Mercogliano, altri ci raggiungeranno più avanti nel corso della trasmissione che vi consiglio di non perdere, una trasmissione che vuole accendere i riflettori intanto sulle cose belle che ci sono e da valorizzare, e il Monte Partenio è sicuramente l'emblema di ciò. Comandante, ma la stagione degli incendi è cominciata un po' prima quest'anno o ci sbagliamo? Insomma, è sempre così ogni anno? Sicuramente ci sono, come dire, degli eventi che fungono un po' da precursori, a volte magari a giugno, a volte ad aprile, quest'anno è capitato già all'inizio di maggio, però la cosa importante non è l'inizio, la cosa importante è l'entità e la frequenza, e che ovviamente noi ci auguriamo che sia la più bassa possibile, insieme all'entità del danno procurato da questi incendi. Comandante, chi sono i pirati dell'ambiente o i piromani in questo caso che danno fuoco alle montagne? Sicuramente quando si parla di incendi boschivi c'è sempre, diciamo, c'è una percentuale di, come dire,
di autori individuabili in piromani, ma soprattutto c'è una grossa percentuale di incendi legati sia all'uomo, ma in questo caso al cattivo rispetto della natura. Prima sentivo l'intervista, questo breve stralcio di intervista dell'abate di Montevergine, il rispetto della montagna, quando si va a fare picnic, quando si vanno a fare gite in montagna, ecco, c'è un mancato rispetto dell'ambiente, quindi fuochi per la brace, quindi cicche di sigaretta, quindi magari macchine parcheggiate in prossimità di erba fitta secca, ecco, tutte queste sono cause che determinano poi incendi boschivi. Quindi, oltre ai piromani, c'è anche una assoluta atto, una, diciamo, un comportamento assolutamente irresponsabile da parte di tante persone. La mano dell'uomo. Anna, vengo da te anche perché credo che gli ospiti collegati con noi e insieme a te su questo possano aggiungere anche rispetto ad una necessità, se necessità ce ne sono, di innalzare in qualche modo il livello dei controlli e se è possibile fare questo. Vorrei ascoltare i nostri ospiti. Sindaco, com'è possibile fare in modo che la mano dell'uomo non continui a violentare la nostra montagna? Le immagini che si vedevano anche dal capoluogo qualche domenica fa, questo fumo che si alzava dalla montagna di Montevergine, sono immagini che fanno male al cuore. Sì, fanno male al cuore. Io tornavo proprio sull'autostrada, ho visto queste prime immagini, sono subito intervenuto. Sicuramente la mano dell'uomo, attività dolosa, il problema è come prevenire questi incendi, aiutando i comuni con la partecipazione a bandi seri per la videosorveglianza. Noi abbiamo partecipato finora ad oltre 3 bandi, sono andati 21 nei comuni dell'Alessandrino, altri bandi sulla videosorveglianza sono andati nel Novarese, penso in Campania, quest'anno soltanto a Tripalda e Cairano sembra abbia preso questo finanziamento. Non, dobbiamo essere tutelati come città santuario, come città montane anche sulla videosorveglianza, soprattutto con dei fondi, perché noi comunque a livello di casse comunali siamo allo stremo. Ho ereditato per giunta una montagna intera che non è messa bene. Collassi al gogò anche di su infrastrutture all'interno del nostro territorio. Da un lato stiamo cercando di intervenire con fondi PNRR, con fondi anche di messa in sicurezza dei fondi di rotazione del Ministero dell'Interno, ma a un certo punto poi non abbiamo più possibilità di intervenire. Una montagna vastissima come Montevergine ha bisogno di una concertazione fra enti, comunità montana, provincia, ente parco, cercando di capire che Montevergine non è solo Mercogliano, ma Montevergine è il centro delle attrazioni turistiche di un'intera regione. Assolutamente sì. Presidente, come è possibile difenderla la montagna? Secondo me per adesso è una lotta impari, come diceva il sindaco che ha ereditato insomma, una montagna non messa bene, io sono stato nominato dopo la sua elezione, per cui anche io rifletto su questa situazione. Noi ci stiamo muovendo su due binari, sulla conservazione e sulla promozione. Sulla promozione perché far conoscere la montagna, il tesoro su cui noi abitiamo, come si dice, quanto più la ami la cosa, più la conservi, più la rispetti. Per cui ci stiamo muovendo, implementando un'educazione ambientale nelle scuole. Stiamo muovendo con i ragazzi nelle scuole, mentre noi parliamo in queste ore, la scuola Mercogliani, ci stanno i nostri volontari che fanno educazione ambientale, portando
ai bambini quanto più conoscenza delle ricchezze del parco, perché siamo convinti che insomma, noi ci muoviamo rispetto a una incultura, una inciviltà. Prima, per quanto riguarda la sorveglianza, prima ci stavano i cantonieri, ci stanno i guardiaboschi che non ci stanno più, per cui è tutto demandato alla responsabilità di ognuno di noi. Per cui anche con i carabinieri abbiamo implementato una convenzione per dare la possibilità a loro di essere più presente, viste le difficoltà anche loro che hanno a livello di strumentale, proprio di energie umane, insomma, che sono limitate. Questo primo giro di interventi, comandante Bellizzi, che nonostante gli sforzi anche da parte delle amministrazioni e degli enti, il problema sembra troppo più grande, è una lotta impari, dobbiamo alzare bandiera bianca? Pure una grossa mano la potete dare voi, organi di informazione, che adesso ovviamente siamo alle porte del periodo estivo, il periodo più caldo dell'anno, quindi è giusto che si parli di incendi boschivi, però il rispetto della montagna significa anche, questo deve avvenire anche in tutto il periodo dell'anno, in particolare mi riferisco a quello che è successo quest'inverno, a quello che è successo negli inverni passati. Quante volte noi vigili del fuoco siamo dovuti intervenire sulla montagna di Montevergine, così come il Laceno, quindi stiamo parlando di rispetto della montagna, perché gruppi di ragazzi allettati dalla vista della neve, dalla presenza della neve, si sono avventurati con il loro fuoristrada, magari anche attrezzati con GPS, con sistemi elettronici sofisticati, pensando quindi di essere al sicuro, si sono avventurati in montagna, dopodiché non riuscivano più a ritornare perché la neve era ghiacciata, perché hanno perso l'orientamento, perché quei sistemi di quei GPS poi a una certa quota non erano più coperti. E quindi noi siamo intervenuti di notte, al buio, rischiando noi e rischiando loro, con il gatto delle nevi, e per soccorrerlo. Questo non è avvenuto una volta, non sono fatti episodici, ecco, questo va rimarcato. Io più volte, parlando con i vostri colleghi, ho cercato una sponda per sensibilizzare le persone, soprattutto i ragazzi, a non avventurarsi sulla montagna quando c'è la neve. Anche questo significa rispetto della montagna, così come nel periodo estivo, appunto, adottare tutte quelle cautele che dicevo prima, per quanto riguarda l'uso di fuochi, delle fiamme libere. Insomma, rispetto della montagna a 360 gradi. Immagino che anche la presenza di rifiuti spesso possa poi alimentare, no, questi roghi. Anna Guerriero in questi giorni è stata a Montevergine lungo le pendici del Partenio anche per verificare quella che era la situazione. Anna, intanto che cosa hai trovato, ti chiedo, e poi quali sono state le ripercussioni, se ce ne sono, anche sulla viabilità piuttosto che sul territorio? Assolutamente sì, Enzo. Ieri abbiamo testimoniato con le nostre telecamere quelle che sono le conseguenze devastanti per la montagna nel momento in cui si verificano degli incendi e nel momento in cui si abbandonano indiscriminatamente ovunque dei rifiuti. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, a pagarne le conseguenze e anche la viabilità. In che modo? Lo vediamo subito attraverso questo servizio che abbiamo realizzato proprio ieri mattina.
La strada che conduce a Monte Vergine ha la sua particolare bellezza. Da Ospedaletto al Santuario si percorrono 10 km di tornanti che restituiscono panorami mozzafiato e che nell'ultimo tratto, quando la giornata è bella e il cielo è terso, offre un vero e proprio spettacolo, mostrando Napoli e il Vesuvio. Ma purtroppo ciò che attualmente si vede, indipendentemente dal tempo, sono le pessime condizioni in cui versa la strada che conduce a Monte Vergine. In alcuni tratti è decisamente pericolosa, a causa della caduta di massi, il cedimento dei muretti che delimitano la sede stradale dalla parete della montagna e le condizioni delle reti di acciaio che ingabbiano le rocce. In alcuni tratti completamente rotte, in altri pronte a cedere perché troppo piene di massi che si sono staccati dalla montagna. Poco prima di arrivare al Santuario sono state invece sistemate delle recinzioni, della cui presenza tra l'altro è possibile accorgersi solo quando te li ritrovi di fronte. E questo è il peggior modo possibile per accogliere chi arriva a Monte Vergine, anche perché, e questa è un'altra cosa incomprensibile, il Santuario dal lunedì al venerdì non può essere raggiunto con la funicolare, che funziona solo il sabato, la domenica e i giorni festivi con orari limitati. Questo è il turismo. Quello che va a farsi benedire. Beh, io credo che le immagini parlino da sole, ma su queste immagini volevo sentire però l'intervento del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Reti e barriere rigonfie di pietre, di rocce, in alcuni casi abbiamo visto di velte, rappresentano un rischio. Lì la viabilità è a rischio, comandante, anche a rischio di chiusura. Ma io ricordo, doveva essere il 2000, forse il 2015, quando io da funzionario di servizio fui costretto a fare una comunicazione agli enti per chiedere la chiusura della strada che portava a Monte Vergine, perché mi ricordo che all'epoca il direttore dei lavori che stava mettendo in sicurezza il percorso pedonale dei pellegrini segnalò che c'erano dei problemi sui costoni, c'era una spinta fratturazione dei massi e quindi noi accurammo che effettivamente ciò era vero ed era necessaria una verifica da parte di un geologo e anche da parte di un geotecnico per capire qual era in quel momento l'evoluzione. Poi furono fatti dei lavori di messa in sicurezza a suo tempo su questi costoni e quindi fu sulla base di questi lavori fu deciso di riaprire la strada. La strada fu chiusa per alcuni mesi. Ora, diciamo, segnalazioni noi non abbiamo, in questi periodi non ne abbiamo ricevute. Sì, il fatto che ci siano dei massi che siano trattenuti dalle reti è sicuramente un elemento. Tuttavia, diciamo, in questo momento le reti quindi stanno facendo il loro lavoro, però fino a quando non ci sono segnalazioni, fino a quando da parte del nostro personale non c'è, certo, non viene rilevato un qualcosa di critico che possa preoccupare al momento noi. Certo, ovviamente è un potenziale rischio, ecco, mettiamola così. Assolutamente, ripeto, tutte le strade di montagna sono a rischio potenziale, perché c'è sempre ovviamente il fenomeno della gravità. Dicevo il mio professore di geologia tecnica all'università che quando si costruisce in montagna c'è sempre un rischio, perché ovviamente c'è una condizione di equilibrio diciamo instabile e quindi è necessario sempre essere attenti a fare delle continue verifiche. Io ringrazio il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che aveva anche altri precedenti impegni ma ha trovato anche il tempo di essere con noi, tra poco lo liberiamo. Intanto grazie comandante, ci terremo aggiornati e naturalmente vi ringraziamo. Attraverso di lei il ringraziamento va a tutti gli uomini del comando impegnati sempre in prima linea su diversi fronti, su diverse emergenze e lo sappiamo bene. Anna, vengo da te prima di salutare il comandante. Raccontaci ancora che cosa hai trovato e è un rischio potenziale che avviene in un periodo particolare, tra l'altro, Anna.
Sì, questi sono tutti i rischi che avvengono nel momento meno opportuno. Tutte queste problematiche si presentano in quello che dovrebbe essere il momento migliore per Montevergine. Stiamo parlando del mese mariano, del mese dedicato alla Madonna, dove arrivano per fortuna, soprattutto nei fine settimana, poi lo vedremo più avanti, nei giovedì tanti pellegrini. Però non è possibile dare questo bigliettino da visita, sindaco, per chi arriva a Montevergine, anche perché abbiamo notato che in alcuni tratti ci sono delle transenne che ti ritrovi davanti solo nel momento, le vedi solo nel momento in cui te le ritrovi davanti. Sono dei pericoli questi. Sì, siamo in difficoltà, è evidente. Ne ho parlato spesso anche con Sua Eccellenza l'Abate Guariglia, sto cercando di tessere i rapporti con l'ente provincia, sicuramente spero che possa avere dei risultati, un po' qualche incontro con i tecnici che dovrà avvenire a brevissimo, perché dobbiamo immaginare che Montevergine in queste condizioni non può rimanere, è normale che molti finanziamenti possono essere anche si possono anche richiedere se la proprietà poi è dell'ente che richiede il finanziamento, quindi non posso bypassare né l'ente provincia né la comunità montana del Partenio, quindi occorre quando prima sedersi a tavolino però. Fra gli enti e capire che Montevergine non è solo Mercogliano, Montevergine, ripeto come ho detto prima, è ben altro. Sindaco, un'altra cosa, a chi tocca pulire la montagna, considerato che abbiamo avuto purtroppo modo di riscontrare anche nei giorni scorsi con il collega Ottavio Giordano l'esistenza di vere e proprie discariche in alcuni punti della montagna? Allora, noi cerchiamo di fare il nostro meglio nelle aree accessibili, anche oltre le aree accessibili, il Pignambiente spesso fa un lavoro duplice a Montevergine, in quanto va a raccogliere anche residui in aree picnic, pertanto stiamo cercando di colmare al meglio questo gap dell'immondizia a Montevergine. Poi ci sono delle aree che purtroppo non sono accessibili. I soliti deficienti di turno lanciano di tutto, i frigoriferi, c'è lo sfizio pure di passare con l'auto e lanciare il sacchetto di immondizia da uno dei gironi di Montevergine, dei tornanti di Montevergine, quindi è una questione soprattutto di educazione. Noi con le associazioni... Sindaco, ci dobbiamo un attimo fermare per una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora ovviamente qui in diretta dalla Proloco di Mercogliano. Bentornati a Ride, i riflettori sono accesi in diretta sulla montagna di Montevergine. Ebbene, ricorda un po' la montagna incantata, il celebre romanzo di Mann, che porta il suo lettore a riflettere sul punto di non ritorno, a riflettere anche su di sé, sulla propria esistenza. L'allarme in qualche modo è quello che viene lanciato oggettivamente dalle condizioni in cui versa il Monte Partenio in un periodo particolare dell'anno, il mese mariano, con centinaia di migliaia di pellegrini che hanno già fatto ritorno, stanno facendo ritorno e per fortuna faranno sempre più ritorno presso il santuario di Montevergine. Di questi temi stiamo parlando dopo aver acceso anche i riflettori sul tema incendi con i nostri ospiti. Altri ci hanno raggiunto dopo aver salutato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Diamo il benvenuto e il ben trovato a Carmine Albino, direttore della funicolare di Montevergine, della AIR, che è collegato telematicamente con noi, così come telematicamente è collegato il dottor Vincenzo Capozzi, ricercatore dell'Università Partenope, nonché tra i responsabili dell'Osservatorio Meteo di Montevergine. Ben trovati ad entrambi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
È collegata con noi ancora dalla Proloco di Mercogliano, è la collega Anna Guerriero. Anna, vengo subito da te, tra poco abbiamo in linea anche Monsignor Riccardo Guariglia, padre abate di Montevergine, al quale tra poco chiederò intanto di questa situazione. Anna, un flash con te. Sì Enzo, purtroppo io fino a questo momento abbiamo avuto la sfortuna di ascoltarti a tratti, abbiamo qualche difficoltà con l'audio che stiamo vedendo di risolvere, vabbè, ma mi sembra abbastanza chiaro che ci stiamo avviando sul discorso della funicolare. Fino a questo momento abbiamo detto quelli che sono i danni che arrivano dagli incendi, quelle che sono le brutte conseguenze causate dall'abbandono di rifiuti, come hai sottolineato tu, per fortuna i pellegrini per Montevergine ci sono, però c'è da dire che ce ne potrebbero essere davvero molti, molti di più, perché la funicolare purtroppo non sale al santuario tutti i giorni, ma solo il sabato, la domenica e i giorni festivi, con l'ultima corsa alle 14:15. Questo non si sposa assolutamente con il turismo, soprattutto non si sposa con il turismo duraturo, perché da sempre diciamo che non abbiamo bisogno più del turismo mordi e fuggi, ma in questa situazione non c'è la possibilità neppure di mordere su al ristorante di Montevergine, perché se l'ultima funicolare scende alle 14:15 il turista non potrà mai pranzare nei pressi del santuario a Montevergine. Beh, su questo fatemi andare ad ascoltare subito allora il direttore. Direttore, c'è questa esigenza, no? Dovuta anche ai rischi potenziali che abbiamo visto legati alla viabilità, dove lì alla prima pioggia o al nuovo incendio rischia di franare qualcosa e si rischia di interrompere la strada. La necessità di potenziare il servizio c'è? Salve, buon pomeriggio a tutti. Volevo precisare un particolare. Noi normalmente, abitualmente, apriamo la funicolare tutti i giorni a partire dal 1° maggio. Quest'anno questo non è avvenuto perché abbiamo le revisioni quinquennali, cioè dopo 5 anni dalla riapertura della revisione generale c'erano le revisioni quinquennali. Quindi in questi giorni abbiamo effettuato tutte le revisioni obbligatorie per la normativa. Le revisioni sono terminate con esito positivo e quindi a partire dal 15, che è domenica, e quindi poi successivamente dal 16, la funicolare sarà aperta tutti i giorni. E nei primi 15 giorni di maggio le corse saranno fino alle 14:15 e poi dal 1° giugno partiremo con un orario anche nel pomeriggio. Beh, questa intanto mi sembra una notizia e una buona notizia rispetto al tema e alla necessità di potenziare dal 15 di maggio tutti i giorni la funicolare sarà attiva. Vincenzo Capozzi, che cosa si può fare per tutelare ancora di più la montagna e per promuoverla al tempo stesso? Abbiamo ascoltato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco sul tema degli incendi, sappiamo quanto anche il meteo possa incidere, ma abbiamo già parlato della mano dell'uomo che è sempre l'innesco. Senz'altro rappresenta la causa principale purtroppo dei mali delle nostre montagne, è brutto dirlo ma è così. E dunque la mia opinione, insomma la mia prospettiva su questo tema è una prospettiva che va in una direzione che senz'altro deve pensare alla valorizzazione della nostra montagna, delle diciamo, risorse naturalistiche eccezionali di cui il nostro territorio dispone. E su questo credo che siamo tutti d'accordo. Però ecco, la mia opinione è che dovremmo fare uno sforzo tutti quanti insieme, noi come dire semplici cittadini e coloro che amministrano il nostro territorio, uno sforzo che va nella direzione di mettere al centro dell'attenzione la salvaguardia del territorio. La salvaguardia di un territorio purtroppo assolutamente
stuprato, ecco, mi viene questo termine molto brutto, ma credo che sia molto calzante, quindi, stuprato da tutta una serie purtroppo di atti che purtroppo vanno in una direzione che non è certamente quella del rispetto della natura e dei luoghi che ci circondano. Ecco, io ogni volta che mi reco a Montevergine, lo faccio come molti di voi ben sanno, per questioni strettamente lavorative che riguardano l'osservatorio e tutte le postazioni meteorologiche che fanno capo all'osservatorio e che sono appunto ubicate sui monti del Partenio. A me sembra ogni volta di trovarmi un po' in una terra di nessuno, una terra di nessuno in cui tutto è lecito, tutto è concesso recarsi in montagna per fare approvvigionamento di legna, è concesso recarsi in montagna per sversare rifiuti di ogni tipo, è concesso andare in montagna a scorrazzare con un quad, con un'automobile addirittura o con una moto in una zona come Campomaggiore. Immagino che molti di voi abbiano visto attraverso i social le immagini di qualche settimana fa di Campomaggiore, era una domenica, credo di fine aprile, e insomma, immagini che si commentavano da sole, di automobili nel bel mezzo della piana, che dovrebbe essere assolutamente, come dire, insomma, il cui accesso dovrebbe essere assolutamente interdetto alle autovetture, a qualsiasi, diciamo, veicolo appunto di qualsiasi tipologia. Ecco, quindi io credo che alla luce di quello che si vede e che si continua a vedere, credo che ci sia bisogno di cambiare completamente registro e di mettere in campo una serie di iniziative che regolamentino l'accesso alla montagna, l'utilizzo, tra virgolette, della montagna e che contemplino anche un maggiore controllo, una maggiore sorveglianza del territorio. Regole e controllo. Chi aveva parlato di abbandono, lo abbiamo ascoltato nella copertina della nostra trasmissione, è padre Abate Luca Guariglia, che abbiamo in collegamento telefonico. Lo ringraziamo in viaggio e quindi lo ringraziamo per il tempo che riesce a dedicarci. Padre Abate, la montagna è abbandonata. Lei ha lanciato un grido anche sulla necessità di rispettare questo luogo. Però abbiamo ascoltato il comandante dei Vigili del Fuoco e abbiamo mostrato le immagini della viabilità, la necessità, insomma, di più controlli. È questo che manca? Buon pomeriggio a tutti, prima di tutto plaudo questo incontro che Prima TV e Telenostra ha voluto organizzare, parlando proprio della nostra montagna, come la chiamano i nostri pellegrini, il montagnone, no, di Montevergine. Purtroppo bisogna dire e constatare che da anni stiamo denunciando proprio l'abbandono totale della montagna da parte delle istituzioni. Infatti ogni anno nel mese di maggio noi assistiamo a frane, smottamenti causati anche dalle piogge torrenziali che nei vari giorni del mese di maggio si abbattono sull'Irpinia. Purtroppo noi diciamo sempre le stesse cose. La montagna manca di controlli, la montagna manca di manutenzione e poi ci sono i risultati che constatiamo giorno per giorno. Stamattina, prima di partire, sono salito al santuario e per l'ennesima volta mi sono trovato transenne, transenne. Aumentano ogni giorno sempre di più, transenne. Beh, penso che questi non siano i presupposti per poter ripartire per un turismo religioso, ecco, che la nostra terra necessita, quella nostra Irpinia deve dare tanto, ecco. E quindi sono molto amareggiato e ho detto che non mi fermerò qua. Io già 3 anni fa avevo scritto alla regione che poi aveva demandato tutto alla provincia proprio dello stato di abbandono della strada rotabile. E poi penso anche che non si risolve il problema mettendo un po' di asfalto nelle buche. I problemi sono a monte, massi, reti, muri che cadono. Ecco, e questo perché? Perché manca, purtroppo
un controllo, manca la manutenzione ordinaria. Ecco, ecco, manca la manutenzione ordinaria. Padre Abate, io voglio farle sentire, forse lo avrà già anche ascoltato, noi la Regione l'abbiamo sollecitata attraverso l'assessore al turismo Casucci, la viabilità ovviamente è di competenza provinciale e continueremo a sollecitare anche l'ente provincia, ma la stessa neopresidente della Fondazione Sistema Irpinia, Rosanna Repole, questa mattina si è insediata, sappiamo che è sempre sensibile al tema e quindi solleciteremo, però vorrei farle ascoltare l'assessore regionale al turismo Casucci nel parlare di Montevergine qualche giorno fa, un minuto, questo è il suo intervento. Pochi giorni fa l'abate di Montevergine ha tuonato sul tema del turismo, sottolineando come le strade d'accesso al santuario di competenza della provincia non siano messe bene, ma anche il fatto che la funicolare nel mese mariano, e questa invece è responsabilità della regione, sia ancora chiusa. Che cosa si può fare concretamente per raccogliere questo appello? Non è una competenza che per la mia delega, però tutto il tema delle infrastrutture e della mobilità è un tema decisivo, è un tema significativo, l'ho detto prima. Il turismo senza servizi non può realizzare alcun obiettivo. In questo momento, a salvaguardia della logica nazionale sui borghi, stiamo ragionando molto di più sul profilo tecnologico e sulle reti, perché dobbiamo creare nuove residenzialità nei borghi, questo è il tema vero. Montevergine? Montevergine è un'opportunità, Montevergine è un'opportunità, ha ragione a dire quello che si dice in questo momento per l'accesso a Montevergine. Io che ho una particolare devozione a Montevergine farò, ovviamente nelle mie limitate possibilità, per le mie origini alpine e per la mia devozione a Montevergine, tutto quello che posso fare per creare una condizione moral suasion per realizzare i risultati. Padre Abate, ci sarà una moral suasion? Speriamo, me lo auguro con tutto il cuore, però io ho sempre il timore, scusate la mia franchezza, che tutto si perde sempre in chiacchiere inutili, perché ripeto, noi sono anni che stiamo denunciando che la strada rotabile di Montevergine non va, e che penso che l'altro giorno è successo un altro episodio un po' particolare, un grosso masso è caduto. Figuriamoci se c'erano delle persone che passavano là sotto, che facevamo poi? Chiudevamo la strada, la mettevano sotto sequestro, la magistratura ce la metteva sotto sequestro, e poi che cosa bisognava fare? Chiudere il santuario, mandare via 20 famiglie che lavorano con noi, e poi che cosa? Il santuario quando lo riapriva. Per questo dico, bisogna muoversi, bisogna fare qualcosa, perché se no è inutile che ci parliamo di turismo, di ripresa economica e tutto il resto. Abbiate pazienza, ma ecco. Grazie, grazie Padre Abate, comprendiamo anche, come dire, l'amarezza nel tono. Sì, ecco. Ha sentito dal 15 maggio la funicolare tutti i giorni, qualcosa già... Non basta, per me è sempre poco quello che si fa, bisogna investire se ci crediamo, però è meglio che ci chiudiamo tutte e ognuno... Lei immagina una funicolare aperta anche di sera, per capirci? Anche, io l'ho sempre auspicato questo, che la funicolare, io ho sempre detto che se la funicolare rimane aperta di sera, questo santuario aperto anche di notte, ecco. Grazie Padre Abate, grazie e buon viaggio naturalmente, la ringraziamo per la disponibilità. Direttore, funicolare di sera si può? No, al momento la funicolare di sera non si può perché non ci sono le condizioni di sicurezza. Non ci sono non perché la funicolare non sia sicura di notte, ma perché per poter essere utilizzata è necessario che i percorsi di uscita di emergenza siano illuminati. Questi però percorsi di uscita di emergenza non sono di proprietà dell'AIR, ma appartengono alla comunità montana, al comune, per cui ci vuole un po' di sinergia, cioè insieme dobbiamo illuminare i percorsi di emergenza che in caso di guasto che può accadere le persone devono giungere sulla strada in modo sicuro. Quindi è un impianto che non può realizzare l'AIR perché è su un'area non di proprietà dell'AIR. Quindi alla funicolare, se non vengono fatti questi interventi di sera, non potrà mai essere utilizzata.
Direttore, noi la ringraziamo, sappiamo anche lei impegnato in altre riunioni proprio con la Regione. Nel salutarla non so se vuole aggiungere altro, intanto la ringraziamo ancora. Mi dispiace, un appunto sul servizio precedente, sull'intervista all'assessore quando si è detto che la funicolare è chiusa. No, la funicolare non è mai stata chiusa, noi d'inverno siamo sempre aperti il sabato e la domenica e come ho già anticipato prima, come ho già detto, dal 1° maggio normalmente noi apriamo tutti i giorni. È accaduto quest'anno che per le revisioni speciali abbiamo ritardato di 15 giorni, ma la funicolare è sempre stata al servizio del santuario per qualsiasi esigenza e per qualsiasi manifestazione e lo continuerà ad essere come è sempre stato. Il punto, direttore, è... Lei ha ragione nel dire il sabato e la domenica è aperta, quello che è emerso sin qui alle 14 non basta, si può fare di più, è quello che chiedeva anche l'abate. Ecco, di che cosa c'è bisogno per poter aumentare il numero di corse anche nel corso della giornata, perdono il bisticcio di inverno parole. Ovviamente d'inverno siamo chiusi perché l'afflusso è notevolmente ridotto e poi alle 14, alle 15 è notte e quindi non è possibile ovviamente nel pomeriggio, ma dal 1° giugno, come ho già detto, noi effettueremo anche le corse nel pomeriggio, quindi con chiusura alle 17, se non addirittura alle 18, per permettere a tutti di poter usufruire della funicolare, sperando che però l'utenza venga, perché bisogna anche ammettere che comunque già attualmente sabato e domenica abbiamo un trasporto ridotto di persone. Purtroppo col Covid abbiamo portato poche persone e quindi incide molto sui costi dell'azienda. Stia lì, direttore, ascoltiamo se il sindaco di Mercogliano può fare qualcosa rispetto alla sinergia. Anna. E allora, Carmine sa benissimo che stiamo lavorando su un progetto importante tra AIR, Comune di Mercogliano, però garantisco che domani mattina illumino le uscite di emergenza della funicolare, saprò io come illuminarle, purché mi garantisce il servizio anche notturno. Credo che sia un po' difficile al momento, però mi impegno pubblicamente a illuminare le uscite di emergenza della funicolare. Direttore, qui c'è la buona volontà di venirsi incontro, no? Ma c'è, vabbè, con Vittorio c'è, oltre che una, ci lega una profonda amicizia, anche un modo di operare molto simile. Sicuramente spero che riuscirà e quindi anche io sarò contento che la funicolare potrà viaggiare anche di sera. Però, direttore, se ne faccia carico lei, i numeri contano fino a un certo punto, nel senso che oggettivamente se non c'è richiesta l'impianto non è che può funzionare a determinate condizioni e ritmi, ma se capovolgiamo il discorso, mettiamo l'infrastruttura e poi arriveranno i numeri, di questo nella logica aziendale deve farsene carico lei. No, ma io me ne farò carico anche perché l'amministratore, il dottor Acconcia, mi dà ampia possibilità su questo, perché anche lui ci tiene molto che la funicolare sia un punto di riferimento per tutti. Ci proveremo e faremo un sacrificio sperando che effettivamente poi il turismo si incrementi. Grazie, direttore. Anna, sono da te. Sì, un attimo solo se è possibile prima che va via il direttore dell'AIR, perché c'è anche, sempre per quanto riguarda la questione dell'illuminazione, l'impegno da parte dell'ente parco che è pronto a collaborare con il Comune di Mercogliano. Certamente, se si tratta di piccole cifre, insomma, non ci diremo indietro, perché è una cosa molto importante, sta cosa che chiede Padre Abate, insomma. Montevergine è al centro del Parco del Partenio, per cui è un fiore all'occhiello di tutti quanti noi, per cui vale la pena, insomma, impegnarci e sforzarci. Ma io voglio aggiungere una cosa. Mi viene da dire più cantieri per il turismo e meno infopoint. Lo so che questa cosa è impopolare, ma ognuno di noi deve fare la parte per cui è chiamato a fare. Il turismo non è delegato alla provincia. La provincia deve prima mantenere le strade provinciali. Il turismo lo deve fare la regione. Poi, questo non significa che io
non sono d'accordo con questo progetto che è meritevole, insomma, e nessuno si senta chiamato in causa. Per cui è meglio garantire la sicurezza e l'accessibilità, cioè i servizi per la montagna e la salvaguardia. Quello della funicolare mi sento di dire che è un servizio assolutamente fondamentale, soprattutto in questo momento. Direttore, facciamo in modo di poter prolungare anche gli orari, perché lei giustamente dice che ci sono poche richieste, però se prolunghiamo gli orari, la funicolare sale a Montevergine tutti i giorni, inevitabilmente le richieste ci saranno. E il direttore si è fatto carico di questo impegno, così, e la salutiamo. Sì, va bene, grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Resta con noi Vincenzo Capozzi, perché voglio parlare anche dell'osservatorio. Anna, tra poco dobbiamo andare in pubblicità, poi avremo un'altra interessante parte dove snoccioleremo anche i numeri, no? Abbiamo parlato di migliaia di visitatori, perché? Perché a maggio ci sono dei pellegrinaggi che arrivano da tutta la Campania, che muovono queste persone mosse appunto dall'attaccamento, dalla fede, dalla devozione, e quindi il rischio potenziale che si debba chiudere una strada davvero è un qualcosa di assurdo. Non so se qualcuno voleva aggiungere altro, Anna, prima di andare in pubblicità. Sì, faccio intervenire un attimo su quest'ultimo punto il Presidente, perché deve lasciarci. Sì. Iovino. Devo andare a cervello. Prego, prego. Niente, io vi ringrazio di questa opportunità che ci date, più cantieri, quindi più sollecitazione, più interessamento di queste problematiche. Voglio aggiungere che l'abbandono della montagna non è solo dal punto di vista della viabilità, ma noi abbiamo tagli abusivi, abbiamo abbandono dei rifiuti, abbiamo incursioni di ogni mezzo sulle zone proibite, per cui ci stiamo attrezzando. Proprio in queste ore sto pensando a un'ordinanza insieme al sindaco di Mercogliano di chiudere l'accesso a Campomaggiore, perché si portano danni eccessivi alla flora e alla fauna, e noi questa montagna la dobbiamo salvaguardare sotto tutti i punti di vista. Grazie ancora. Grazie Presidente, ovviamente avremo modo di aggiornarci, no? Per capire anche se dal suo punto di vista la moral suasion basta o c'è bisogno anche poi dei fondi oltre, insomma, all'opera di sensibilizzazione, ma avremo modo di farlo. Dobbiamo separarci per una brevissima pausa. Ringraziamo anche l'ufficio stampa dell'AIR nella persona di Mario Pennella per la possibilità di attivare questo ponte, questo collegamento che abbiamo avuto con il direttore della funicolare. A tra pochissimo, restate con noi. Ben ritrovati a Ride, i riflettori sono come sempre accesi in diretta sulla montagna di Montevergine, sui problemi che ci sono, sulle enormi potenzialità che esistono e non da oggi. Stiamo provando a ragionare a più voci su come tentare di tutelare la montagna e nello stesso tempo rilanciare il turismo. Sono emersi spunti interessanti, innanzitutto la necessità dei controlli e anche la necessità in qualche modo di organizzare un turismo anche selettivo, benché il fascino di Montevergine richiami visitatori in ogni stagione dell'anno, sporadici, talvolta pericolosi, come ricordava il comandante dei Vigili del Fuoco in inverno, laddove ci sono condizioni di ghiaccio e neve, ma la necessità vera è quella di mettere in sicurezza la montagna con il contributo di tutti. E poi le infrastrutture. E qualche cosa io credo sia già emerso nel corso di questa trasmissione, perché se dal 15 di maggio la funicolare sarà aperta tutti i giorni e da giugno anche di pomeriggio, se ci sono gli impegni ad illuminare e a progettare, quindi anche un'apertura serale, così come l'impegno di chiudere ai vandali che deturpano l'ambiente Campomaggiore, credo che qualcosa già si stia muovendo. Ancora poco, lo ha detto l'abate nel corso del suo intervento. È collegato con noi Vincenzo Capozzi, meteorologo, ricercatore dell'Università Partenope, che ringrazio, e poi andremo di nuovo da Anna Guerriero. Dottor Capozzi,
qualcosa si muove, ma tanti pellegrini in arrivo. L'osservatorio meteo? Dunque, l'osservatorio meteo è sempre un po' chiaramente al centro delle attività lavorative personali, ma anche di quelli di tutti coloro che mi affiancano ormai da anni in questa lotta per la salvaguardia di un vero e proprio tesoro della cultura scientifica della nostra provincia. Negli ultimi tempi qualcosa senz'altro si è mosso proprio sotto il profilo scientifico, e questo devo dire è avvenuto principalmente grazie agli investimenti economici non indifferenti effettuati dall'Università Partenope di Napoli, che ha messo a disposizione risorse per l'acquisto di nuovi strumenti, per un ulteriore ammodernamento della strumentazione che fa capo all'osservatorio, e che in questo momento rappresenta un punto di riferimento per le attività di ricerca in meteorologia e climatologia a livello nazionale. Dottor Capozzi, voi guardate, osservate il meteo, ma potete anche controllare con i vostri strumenti, la butto lì. Ma dunque, una parte della nostra strumentazione, come insomma coloro che ci seguono anche attraverso il nostro portale web, le nostre pagine social, è costituita anche da telecamere di monitoraggio delle condizioni atmosferiche e di conseguenza, in una maniera indiretta, anche delle condizioni ambientali. Più volte attraverso le nostre telecamere abbiamo in qualche modo identificato e individuato tutta una serie di soprusi alla montagna che abbiamo poi prontamente segnalato alle autorità competenti. E diciamo che le nostre telecamere sicuramente non bastano, possono dare un contributo, ma non sono certamente sufficienti per monitorare un territorio appunto vastissimo come quello del Partenio. Ecco, però probabilmente il mio suggerimento è che si potrebbe investire di più in queste nuove tecnologie per magari controllare angoli della montagna che è difficile appunto sorvegliare. Il sindaco D'Alessio su questo ha in qualche modo rivendicato, no, proprio la necessità di avere maggiori fondi da parte di amministrazioni che da sole non ce la fanno, ma se si mettono insieme probabilmente sì, e non trascurerei la presenza dell'osservatorio perché in fondo conferma il fatto che svolge una funzione veramente a 360 gradi anche sul tema degli incendi legata al meteo, e credo che sia una risorsa da tenere in forte considerazione. Anna, da te. Sì, Enzo, ti prendo la linea, nel frattempo c'è con noi anche la padrona di casa, la presidente della Proloco, Stefania Porraro. Adesso proprio ci dedichiamo un po' più alle donne con Stefania ed Alessandra, soprattutto con Alessandra, perché attraverso il prossimo servizio scopriamo quelli che sono gli appuntamenti a partire da domenica e fino a fine mese su a Montevergine, con l'arrivo davvero di tantissimi pellegrini. Dopo 2 anni finalmente i pellegrini possono riprendere le visite al santuario di Montevergine. In maggio, il mese dedicato alla Madonna, si conferma il periodo clou. Il calendario per le visite a Mamma Schiavone è fitto di appuntamenti e tra le prenotazioni spiccano 2 giornate in particolare. Giovedì 19 maggio a Montevergine arriveranno i pellegrini di Prepezzano, provincia di Salerno, che partiranno a piedi nella notte tra mercoledì e giovedì per giungere a Montevergine dopo 18 ore e mezza di cammino. Alle ore 19 prenderanno parte alla Santa Messa per poi rientrare in Pullman. Alcuni di loro, una ventina circa, resteranno a dormire presso la foresteria esterna. Giovedì 26 maggio saranno i pellegrini di San Cipriano Picentino ad arrivare a piedi dalla Madonna di Montevergine. Percorrendo circa 70 chilometri si parte all'alba per arrivare al santuario la sera alle 20. Questi sono i pellegrinaggi a piedi, ma a Montevergine arriveranno anche fedeli con i Pullman, come avverrà domenica 15 con il gruppo dell'Immacolata. Sabato 21 saliranno numerosi pellegrini da Napoli, Giffoni, Vallepiana ed Ariano. Anche l'arrivo dei fedeli della cittadina del Tricolle sarà caratterizzato da una
tradizione che da anni porta avanti il signor Bruno Ardente, l'arrivo di 100 rose rosse per la Madonna. Domenica 22 sono attesi i fedeli da Ariccia, il 30 maggio a Montevergine arriveranno numerosi pellegrini da Sarno. I fedeli per fortuna non mancano, a differenza delle giuste attenzioni che questo luogo merita. A Montevergine in questi ultimi tempi si vive uno stato di abbandono, anche per le cose più normali, come dovrebbe essere il funzionamento quotidiano della funicolare, particolare che sottolinea anche padre Giovanni Maria Gargiulo. Purtroppo per chi non è automunito, venire a Montevergine non è facile, questa è una cosa di cui siamo a conoscenza e che purtroppo molti pellegrini ci fanno anche presenti, perché già i paesi vicini magari preferirebbero avere un modo per salire anche semplicemente per una messa. E con i tempi che corrono, insomma, prendere una macchina, fare tanti chilometri, così si scoraggia un po', quindi questo sicuramente purtroppo è un impedimento. Anche una bella giornata come oggi, magari, ecco, anche in settimana, avendo un mezzo di trasporto che ti porta anche in poco tempo su, magari sarebbe piacevole, ti invoglia a venire, quindi questo sì, purtroppo è un handicap per chi non ha la possibilità di essere autonomo con i mezzi di trasporto propri. Anna, abbiamo ascoltato insomma alcuni dei pellegrinaggi che ci saranno, davvero in fondo la Madonna va oltre, no? Non ha bisogno delle infrastrutture, i fedeli arrivano comunque. E certo, qualcosa già dicevo si è mossa, no? Dal 15 di maggio la funicolare tutti i giorni, è un buon segno. Assolutamente sì, una mezza buona notizia, come diceva anche Padre Abate, ce la siamo portati a casa quest'oggi. Alessandra, i pellegrini, l'abbiamo detto fin dall'inizio di questa trasmissione, fortunatamente non mancano. Se queste notizie verranno confermate aumenteranno sempre di più, voi come vi organizzate? Noi già regolarmente siamo organizzati comunque con un'ospitalità da parte dei pellegrini che vengono ovviamente a piedi al santuario e mossi da quello che è un motivo religioso, ma anche per quanto riguarda l'aspetto culturale. Siamo sempre pronti infatti ad accogliere i gruppi che vogliono visitare il santuario, avere una guida a disposizione. Infatti fortunatamente anche da questo punto di vista abbiamo numerosissime prenotazioni di gruppi, anche perché c'è proprio il bisogno probabilmente da parte delle persone dopo a questi 2 anni di pandemia, appunto, di muoversi, viaggiare, spostarsi, ovviamente anche conoscere quelli che sono i territori e i luoghi che vanno a visitare. E appunto abbiamo questa grande richiesta e abbiamo anche la richiesta in settimana di gruppi di prenotati, che però ovviamente si devono per forza appoggiare a quello che è l'utilizzo della macchina oppure dei pullman, anche se molte volte noi cerchiamo comunque di spronare anche attraverso una telefonata diretta l'appoggio anche del servizio della funicolare, anche perché la funicolare, cioè inutile dirselo, dà anche l'occasione per avere un panorama e una veduta diversa da quella che invece che ci offre la strada, e soprattutto anche per i bambini, perché molti sono anche le scuole ora nel mese di maggio, verso la fine della scuola dell'anno scolastico, ovviamente si organizzano le gite, sono molti bambini e anche gruppi con le catechiste che ci chiamano, che vogliono ovviamente appunto visitare il santuario, avere una guida e anche avere la possibilità proprio di far vivere questa esperienza ai bambini, che può essere un viaggio in funicolare. Assolutamente sì, nei prossimi 2 giovedì, come abbiamo sentito anche nel servizio, ci sarà il rinnovarsi di questa tradizione, tanti pellegrini che arriveranno a piedi, chi dopo aver compiuto un tragitto di oltre 18 ore, chi dopo un percorso di 70 chilometri, come verranno accolti da voi? Alcuni resteranno anche a dormire, pochi, circa una ventina, ma resteranno a Montevergine. Sì, proprio perché sono gruppi piuttosto numerosi che si muovono ovviamente, e la cosa che fa piacere è che sono caratterizzati anche dalla presenza di ragazzi, quindi ovviamente hanno più uno spirito, diciamo, di avventura, e si soffermano per più tempo al santuario, hanno l'ospitalità da parte della foresteria ovviamente del santuario, in modo tale che vengono ospitati tutta la notte e poi ripartire il giorno successivo. Ed è per fortuna una ripresa evidente anche questa di una tradizione che si era fermata ovviamente a causa
causa della pandemia, ma abbiamo avuto questo riscontro positivo, quindi questo fa capire che da parte delle persone c'è la volontà di riprendere sia le tradizioni, ma anche la volontà di venire a Montevergine, al di là di quelli che possono essere i problemi che indubbiamente abbiamo sottolineato. Domenica ci saranno vari gruppi, alcuni raggiungeranno, come dicevi tu, Montevergine in pullman, altri con auto private. E sono pellegrini che davvero da tantissimi anni rinnovano questo appuntamento a maggio con Mamma Schiavona. Sì, ma proprio questa domenica abbiamo il pellegrinaggio da parte della comunità di San Ciro, di Avellino, quindi questo per farci capire che sono tradizioni che sono sentite sì, sicuramente anche da realtà più distanti da Montevergine, ma anche da realtà vicinissime a noi, come può essere appunto Avellino, la nostra città. In quella che è la vostra organizzazione, il vostro lavoro quotidiano, di cosa avete bisogno in maniera particolare? Ormai il ragionamento della funicolare è stato abbondantemente affrontato e per alcuni versi speriamo anche superato, ma cosa si potrebbe fare ancora di più per meglio accogliere questi pellegrini? C'è bisogno di più collaborazione tra le diverse realtà, i diversi enti. Molte volte noi andiamo in difficoltà perché nel momento in cui ci telefonano per prenotare delle visite guidate, dopo vogliono da noi un consiglio su dove andare, dove soffermarsi dopo la visita a Montevergine, e purtroppo andiamo in difficoltà perché appunto o siamo costretti a farle allontanare da Mercogliano, da Avellino, ed è peccato perché si potrebbe creare un legame ovviamente già con quella che è la nostra realtà, quindi con Mercogliano, e cercare, come abbiamo sempre detto, appunto di creare una rete vera e propria che dia una svolta e una promozione del territorio. Ci sono pellegrini che chiedono anche dell'osservatorio di Montevergine? Sì. Sì, chiedono anche dell'osservatorio, però solitamente non rientra nei luoghi che sono aperti alle visite guidate, però abbiamo un bel riscontro da parte soprattutto di ragazzi dell'università che fanno dei tirocini, perché sono tantissime le richieste che arrivano appunto per svolgere i tirocini proprio presso il nostro osservatorio, che è una realtà molto viva e attiva. Credi si potrebbe pensare, non lo so, io la butto lì, a fare in modo che anche i pellegrini si potrà organizzare in futuro proprio la visita all'osservatorio? Diciamo questo è un punto un po' particolare, perché l'osservatorio si trova in quello che è la zona della clausura, perché penso, come tutti sanno, ovviamente le visite guidate offrono la possibilità di visitare quelli che sono i luoghi aperti a tutti, poi c'è una parte ovviamente destinata alla clausura e alla vita monastica, e l'osservatorio si trova proprio lungo quello che è il corridoio che ospita le stanze dei monaci, quindi una visita la vedo un po' difficile, però eventualmente semmai appunto sempre su prenotazioni guidati da noi interni, perché no, si potrebbe anche ipotizzare. Sì, su questo ha sentito, no? Sa ovviamente, oltre che dalle parole di Alessandra Fusco, di questo interesse che c'è anche nei pellegrini. Sì, sì, ne sono pienamente consapevole, ma devo dire che anche noi, mi parlo al plurale riferendomi all'associazione che ho l'onore ormai di presiedere da molti anni, abbiamo ricevuto più volte richieste da tante persone di poter visitare l'osservatorio, abbiamo ricevuto richieste anche da molte scuole della Campania di poter fare vere e proprie gite a Montevergine con l'obiettivo di visitare appunto l'osservatorio, e ahimè abbiamo sempre dovuto in qualche modo far presente appunto della particolare ubicazione della torretta, come giustamente diceva Alessandra, è parte integrante dell'abbazia di Montevergine, è raggiungibile attraversando i corridoi appunto del santuario, dove vigono delle regole ovviamente di clausura, per cui ecco, una soluzione a cui avevamo pensato in passato, e ne parlammo qualche anno fa anche con il padre Abate, fu quella di realizzare un accesso esterno alla torretta sul lato, diciamo, posteriore dell'abbazia, che in qualche modo evitasse, diciamo, no, il transito, diciamo, nei corridoi. Questa idea, insomma, poi devo dire, non è stata più cavalcata nel corso del tempo, ma insomma è sempre lì, la possiamo immaginare come riposta in un cassetto, e chissà, magari un giorno la potremmo
rispolverare e immaginare un'apertura al pubblico della torretta. Io credo che non possa, una soluzione ovviamente va trovata data la peculiarità, però poi quando Alessandra giustamente dice c'è necessità di organizzare, c'è necessità di rete, è un peccato dover mandare tra virgolette fuori le persone dopo la visita, lì tra osservatorio, campo maggiore e via discorrendo, un turismo organizzato con pacchetti pilotati, mi si passi il termine, probabilmente oltre a tutelare la natura alimenterà lo stesso turismo nel tempo. Questa però ovviamente non sono un esperto di marketing né di turismo, è un'osservazione banale da cronista rispetto alle cose che sono emerse in questa trasmissione. Capozzi stava completando, l'ho interrotta, poi andiamo da Anna. Sì, no, dicevo che tutto però è funzione di una serie di lavori di cui necessita la torretta dell'osservatorio, sia per quanto riguarda gli interni, sia per quanto riguarda diciamo gli esterni, nel senso che la torretta è in uno stato precario, di condizioni precarie, per cui dovremmo immaginare, ma questo probabilmente a prescindere dall'eventualità di un'apertura al pubblico, anche ecco, di individuare una strada per intercettare risorse al fine di poter salvaguardare quello che è un vero e proprio monumento. Dobbiamo pensarlo come diciamo, un monumento che fa parte di fatto come dire, dell'abbazia, per cui così come sono stati in qualche modo riammodernate altre parti dell'abbazia, ecco, credo che vada fatto qualche sforzo anche a favore dell'osservatorio. Anna. Stefani, abbiamo tanto, possiamo dire tranquillamente che abbiamo tutto, però poi ci troviamo sempre a fare i soliti discorsi, perché la cosa necessaria è fare rete. Buon pomeriggio, sì, ovviamente ci troviamo sempre a discorrere della stessa cosa, che poi è l'elemento fondamentale di questo, di tutto questo discorso che è partito diciamo anche da Sua Eccellenza. In realtà la riflessione secondo me è un po' più ampia, nel senso che noi discutiamo sempre di turismo e di strategie e devo dare, diciamo, mi trovo d'accordo con quello che ha detto prima il Presidente Iovino, purtroppo ne discutiamo soltanto perché poi in realtà non mettiamo mai in campo una strategia ampia che possa coinvolgere tutti gli attori. Io leggo di tante cose sia sui social che sui giornali, di tanti che criticano dicendo le proloco non fanno, le associazioni non fanno, questi non fanno. In realtà il turismo si fa perché lo devi pensare, cioè ci deve essere una strategia che va pensata e che non diciamo premi solo le logiche soliste, perché lo stesso progetto che citava il Presidente Iovino è un progetto vincente se messo all'interno di un sistema più ampio. Montevergine è il faro dell'Irpinia, è il faro della regione Campania, perché è il secondo santuario mariano più importante del centro-sud. E questo non lo sa nessuno, o meglio, lo sanno solo quelli che vengono per fare il turismo religioso, ma in realtà il turismo è cambiato tantissimo negli anni e noi nel tempo non lo abbiamo ascoltato. Il vero problema è quello che diciamo, sto cercando di porre in più contesti, è proprio questo, dobbiamo osservare il turista, perché il turista nel tempo è cambiato, tutti dicono prima a Mercogliano e a Montevergine c'erano milioni di persone che camminavano in mezzo alla strada, sì, ma il turista che veniva prima non è il turista che viene oggi, perché le esigenze dei turisti oggi sono notevolmente cambiati. Ecco perché mentre Montevergine ha cercato nel suo diciamo piccolo di evolversi, quindi ci ha messo il museo abbaziale, ci ha messo la mostra di presepi fatta un po' più diciamo con prezzi ricercati, ci abbiamo messo all'interno la mostra sul pellegrinaggio, cerchiamo con Alessandra, con Emanuele, con tutti i ragazzi che si stanno impegnando a fare le visite guidate, di garantire un'accoglienza degna
immagina del posto che è Montevergine, ma in realtà il turista che va a Montevergine vuole fare un'esperienza che fa anche parte, cioè un'esperienza che, nella quale rientri anche la natura, rientri un'esperienza enogastronomica, vuole fare trekking, vuole passeggiare, vuole conoscere la fauna, vuole visitare il borgo di Capo Castello con le chiese aperte, che in questo momento non è possibile. Ci sono tante cose che possono essere fatte e che chi le critica perché non si fanno non sa perché non si fanno. Perché? Perché non c'è una rete di persone che lo fa, perché certamente il turismo non può essere deputato o messo in capo alle Prologo o alle associazioni Pinco e Pallo che fanno determinati tipi di cose. Quindi c'è una strategia di cui a parole ognuno di noi parla sempre, però poi ci sediamo ai tavoli e mai stabiliamo una strategia, perché il direttore dell'AIR dice i turisti non vengono, cioè il turismo non, i turisti non vengono, non ci sono prenotazioni. Ho capito, però se tu vuoi che la gente venga devi fare un'offerta, e per far sì che l'offerta sia gradevole al turista lo devi monitorare, lo devi studiare e poi devi confezionare un'offerta che a lui piaccia. Se tu diciamo non ti adegui a questi parametri non farai mai il turismo. Questo SOS a chi lo dobbiamo lanciare? A chi tutti. È rivolto? A tutti, perché io parlo, cioè noi come terzo settore siamo sempre in campo, l'abbiamo detto anche in svariati altri contesti, per altre situazioni. Domenica Alessandra sarà a Montevergine ad accogliere pellegrini, io sarò a Montevergine perché ospito una randonée che fa un giro del Partenio che parte da Marigliano e farà una tappa straordinaria a Montevergine, dove ci sarà un controllo e una gara di cicloturismo, cioè non è una gara, è un evento di cicloturismo dove visitatori vengono e noi abbiamo posizionato il nostro posto di controllo e di informazione proprio a Montevergine, abbiamo scelto questa come tappa Mercoiano-Montevergine, quindi noi ci impegniamo, è ovvio che deve essere un discorso a 360 gradi. Anna. È assolutamente così. Enzo. Chiudiamo con il sindaco. Procida capitale della cultura, necessità di organizzare la rete e di attirare anche ulteriori visitatori, non solo quelli mossi dall'aspetto devozionale. Sindaco, di che cosa c'è bisogno affinché tra un paio di mesi le cose siano già cambiate e questa estate possa essere vissuta al meglio, al netto insomma degli episodi criminali che riguardano incendi e riguardano rifiuti? Subito che cosa si può fare? E allora, subito, cosa si può fare? Si può migliorare l'accoglienza, si devono però migliorare i servizi. Io proprio stamattina volevo partecipare ad un bando per quanto riguarda il ripristino del rifugio di Campomaggiore. Purtroppo c'è un cofinanziamento che mi ha bloccato perché effettivamente, come dicevo prima, le casse e l'ente sono abbastanza malmesse. Pertanto dobbiamo cercare di sfruttare al meglio i fondi PNRR e dobbiamo, come diceva il Presidente della Prologo, migliorare i servizi, far sì che il turista resti a Mercoiano, non venga soltanto per la devozione verso la Madonna e poi va via. Per farlo rimanere sul nostro territorio dobbiamo offrire i servizi. L'impegno deve essere anche non soltanto del mondo delle associazioni, ma soprattutto anche delle attività che sono ubicate sul nostro territorio. Dobbiamo incentivare. Quest'estate sicuramente faremo di tutto per attrarre il turista. Ci impegneremo anche con le economie a migliorare il Campomaggiore, l'acqua Acquafidia, con lo sforzo anche della comunità montana che sta facendo tanti bei lavoretti per migliorare l'accoglienza. È importante partecipare e farci trovare pronti sui bandi PNR, come abbiamo detto poc'anzi, ci stiamo lavorando bene, non è un lavoro a breve termine, è un lavoro che poi vedrà i suoi frutti, anche quello che tu poc'anzi dicevi, i rapporti che sto tessendo con altre città, con altre mete come Procida, la capitale della cultura, altre mete di altre regioni importanti. Diciamo che noi stiamo investendo molto sul turismo. Io credo che i risultati possano arrivare, ma è importante, ripeto, che
un po' tutti facciamo sinergia, soprattutto quando si tratta di mete importanti come Montevergine, deve esserci ecco, la sinergia giusta dei vari enti, a partire dal comune di Mercogliano, dell'ente parco, della provincia, della comunità montana del Partenio. Credo che possiamo fare cose buone, Regione Campania in primis. Importantissimo anche l'intervento e il contributo della Regione Campania, che devo dire la verità, verso Mercogliano ha sempre avuto la massima attenzione. Pertanto il nostro sarà un impegno costante a monitorare i vari bandi e ad individuare anche delle soluzioni in economia, come dicevo poc'anzi, con affidamenti anche a cooperative locali, per far sì che la montagna possa essere controllata e soprattutto possa essere, come dire, possono dare parzialmente questi servizi ai turisti, che non verranno soltanto quindi in modo devozionale verso la Madonna, ma anche a permanere sul nostro territorio con le proprie famiglie. Enzo, che dire, al termine di questa diretta ci possiamo dire abbastanza soddisfatti, qualche obiettivo lo abbiamo centrato, tutti si sono impegnati anche a brevissimo termine, vedi l'AIR per quanto riguarda la questione della funicolare, il sindaco di Mercogliano e il presidente del Parco del Partenio per l'illuminazione, non ci resta che aspettare, poi se sei d'accordo magari a settembre tireremo un bilancio di come è andata e di quante delle cose che ci siamo detti oggi pomeriggio sono state realmente fatte, Enzo. Il bilancio, Anna, lo faremo anche prima, perché non so se avete notato anche voi questo, ma ho sentito molta determinazione nelle parole di Padre Abate. Davvero il suo è stato un grido di aiuto, no? Una richiesta di aiuto, ma nello stesso tempo ho colto anche la volontà ferrea di non fermarsi. Cioè, quando è uscita la buona notizia della funicolare che si riattiva anzitempo dal 15 di maggio, lui subito ci ha tenuto a dire non basta, e da questo punto di vista questo mi fa intuire che nelle prossime settimane dovremo riaggiornarci, non arriveremo a settembre, Anna. Io credo che la necessità di alcuni interventi immediati, penso alla viabilità, insomma, scongiuriamo il rischio di chiusura della strada, e questo mi sento di dire è quello che dobbiamo portare a casa come impegno anche nostro, no? Di continuare a sollecitare rispetto a questo tema. Tanto però voglio ringraziare davvero non solo la Proloco per averci ospitato, e questa è la dimostrazione poi dell'accoglienza concreta e anche della rete che si attiva ogni qualvolta si trovano a parlare istituzioni, associazioni diverse sotto il tetto della Proloco. Questo è l'esempio, insomma, di come fare accoglienza. Per questo grazie a Stefania Porraro, grazie anche ovviamente ad Alessandra, al sindaco D'Alessio. In chiusura vado a salutare Vincenzo Capozzi. Grazie dottor Capozzi per essere stato con noi. Grazie a voi, un saluto. Avremo modo sicuramente di aggiornarci anche con lei, e grazie per il prezioso lavoro che svolge anche al di là, insomma, della professione. La mattina la seguiamo nelle previsioni, e l'Irpinia c'è nelle previsioni sempre, e questo è, oltre al professionista che ovviamente ci aggiorna su tutta la regione Campania, io ci colgo anche un pezzo di cuore in quelle previsioni mattutine. Grazie ancora. Grazie naturalmente a quanti lavorano dietro alle telecamere, ai tecnici, agli operatori, ai fonici, ai registi che consentono poi di realizzare i nostri raid. La prossima settimana i riflettori saranno sempre accesi in diretta, se lo vorrete, domattina riunione di redazione con la direttrice Antonella Genzale e con il gruppo di Prima TV e Telenostra, insieme al direttore di produzione Emanuele Angheloni faremo il punto e i riflettori torneranno, statene certi, ad accendersi in diretta. Buon proseguimento.